Credi di conoscere chi ti è accanto? Forse, ma una cosa è certa, ci confondiamo e non conosciamo davvero. Da quanto tempo sei sposato? Pensi di conoscere tua moglie, tuo marito, i tuoi figli come i compatrioti di Gesù a Nazareth? 30 anni con lui. Figurati se non lo conoscevano, non pensavano di conoscerlo. Infatti, per loro, come per noi, conoscere significa possedere. Pensare qualcosa di una persona sarebbe conoscerla. La superbia ci illude di poter conoscere una persona perché la afferriamo e la possediamo con i nostri pensieri e con i nostri criteri, che poi diventano pregiudizi, che ci portano a rifiutare l'altro quando appare la verità, quando cioè l'altro appare per quello che è, o rifiutare i fatti quando irrompe la realtà. Un marito diverso da quello che avevo sposato, ecco chi è questo che mi sta accanto. Allora salta la possibilità di possedere, di gestire, di tenere sotto controllo le persone. E allora le rifiutiamo, come rifiutiamo i fatti, come rifiutiamo la storia, sino ad uccidere, a gettare giù dal precipizio l'altro. E Gesù, cioè la presenza e l'opera di Dio in chi c'è accanto. Ma i nostri pensieri non generano la realtà. Non siamo noi i creatori, né delle persone, né della storia, ma spettatori. Chiamati a diventare contemplatori, stupiti come i pastori a Betlemme davanti al bambino, come il centurione sotto la croce che vede morire in quel modo Gesù e dice: veramente era il figlio di Dio, o come Tommaso nel cenacolo: mio Signore e mio Dio. Dio si è fatto carne e quindi siamo chiamati a contemplare, a vedere Dio all'opera nella nostra storia e nella storia di ciascuno. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i purificati, perché la conoscenza autentica è frutto dell'umiltà. Conoscere è saper fermarsi sulla soglia del mistero dell'altro. Da qui sorgono il pudore e il rispetto, la castità e la rinuncia a tutto quello che mi porterebbe a possedere l'altro, per custodire invece e difendere il suo mistero, che è proprio la presenza di Dio in ciascuno. Allora coraggio, perché Gesù, scacciato da Nazareth, dalla sua patria, rifiutato nelle persone che rifiutiamo, si è incarnato proprio per prendere questo rifiuto. E sulla croce si fa di nuovo nostro compatriota, nostro fratello, carne della nostra carne, per farci conoscere finalmente chi è Dio. Perché conoscere è, secondo la scrittura, un'esperienza di intimità, l'unione sponsale, quell'intimità in cui Gesù ci attira sulla croce di oggi, nel mistero del suo amore infinito, che ama noi così come siamo. E in questo amore cominciare a conoscere davvero chi c'è accanto e discernere in ogni fatto le orme luminose dell'amore di Dio.